Peugeot Landtrack sbarca nel segmento di pick up da una tonnellata di portata. Questo segmento in continua evoluzione è costituito da più di 2,4 milioni di unità vendute ogni anno nel mondo. La progettazione è stata realizzata da Peugeot in stretta collaborazione con numerosi fornitori di riferimento internazionali. Questo ha permesso di progettare un pick up completamente nuovo, in linea con gli standard più avanzati del mercato. Le dimensioni rimangono negli standard del mercato, con una lunghezza di 5,33 metri nella versione doppia cabina e 5,39 metri nella versione a cabina singola, tutte con una larghezza di 1,92 metri. I clienti degli One-Ton Pickup desiderano capacità di trasporto concrete, per questo il Peugeot LandTrack possiede il cassone più spazioso del segmento, che permette di caricare due euro pallet nella versione doppia cabina, tre euro pallet nella versione a cabina singola. Il design esterno è notevole e rivela una personalità decisa, perfettamente integrato nella gamma attuale del marchio. L'interno è in linea con il segmento dei One Ton Pickup, con in particolare un volante a due razze che riprende quello del Peugeot 3008 e uno schermo HD da 10 pollici nella parte superiore della plancia, ispirato a quello dell'Ammiraglia del marchio Peugeot 508. Qualunque sia l'utilizzo in città, su strada, autostrada o terreno accidentato, il nuovo Peugeot Landtrack dispone di una gamma di motorizzazioni adatta a tutte le esigenze. Diesel 1,9 litri di cilindrata sviluppa 150 cavalli oppure benzina sovralimentato con turbocompressore da 2,4 litri di cilindrata con potenza di 210 cavalli. I primi lanci saranno effettuati in America Latina e nell'Africa subsahariana e in Europa non è prevista la commercializzazione.